come dire profondamente colpita da questa, da questa. da questa Raffaella Carrà Raffaella Roberta Pelloni All'Anagrafe. Vent'anni fa era qui a San Giovanni Rotondo. A raccontare anche di aver scoperto Padre Pio. In un altro passaggio disse l'ho scoperto alla televisione. E come avrebbe potuto essere altrimenti? Davvero una donna che ha rappresentato e non solo per l'Italia, in tutta la sua esistenza, in qualche modo l'icona della comunicazione televisiva. Ovviamente, una donna, qui vedete le immagini della conferenza di un altro evento, un evento che la portò qui a San Giovanni Rotondo un anno dopo, 19 anni fa. Quando appunto per gioire della canonizzazione di San Pio ci fu un grande spettacolo. Ma eh, riparleremo anche di questo. Intanto volevo sommariamente ricordarvi i suoi dati biografici. Aveva compiuto 78 anni perché era nata il 18 giugno del 1943. Aveva cominciato già professionalmente da attrice, poi diceva. Sono stata e sono anche cantante, ma non tanto per la voce quanto per voce e corpo insieme. Lei ci teneva, diceva: Io sono una videoclip vivente. La sua professionalità, come sappiamo, si è dipanata poi anche come conduttrice, soprattutto tutti la ricordano come grande ballerina e continua naturalmente attraverso tutta <ride> la memoria che in questi giorni, e non solo in questi giorni, peraltro, perché ogni compleanno rotondo, ma anche ai suoi 75 anni, la Rai ci ha mostrato la grande eh, professionalità e la grande umanità di questa donna. Insomma, noi abbiamo avuto anche questo privilegio, avere una madrina che è una donna di serie A e come tutte le persone che sono artiste, noi vogliamo usare il presente anche per lei, anche per Raffaella Carrà. Probabilmente, perché abbiamo visto anche i vostri riscontri attraverso i social, una preghiera l'avete già. Inoltrata al Padre Eterno e a Padre Pio attraverso la sua intercessione per lei. Lo avete fatto in queste ore perché è morta. La comunicazione è arrivata ieri: è morta l'altra notte dopo una malattia di cui non si era parlato per la sua proverbiale riservatezza riguardo alla vita privata. Ma io ci tengo naturalmente a dirvi che i frati minori Cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e padre Pio la ricordano con commozione e affetto, e la ricordano nella preghiera. L'animo gentile e generoso di lei Dopo aver accolto appunto con grande entusiasmo l'invito li a inaugurare questa nostra emittente, il nuovo centro Comunicazioni, realizzato poco lontano da questa sede di viale Cappuccini, ecco, noi eh, ricordiamo Raffaella Carrà soprattutto per eh, la sua grandissima forza. D'animo, forza d'animo che incoraggiava anche tutti coloro che soffrivano. Come abbiamo sentito prima e come torniamo comunque ad ascoltare proprio in questo stralcio di un discorso che tenne all'inaugurazione. Adesso nasce quello che lui ha detto subito: farò molto più chiasso, nel mio caso potrei dire più rumore da morto che da vivo. E infatti adesso attraverso Pele Radio Padre Pio entrerà in tutto il mondo, quindi farà felici tutte le persone che lo conoscono, ma soprattutto sarà un modo di trasmettere, si parla molto di valori, ma di trasmettere quella voglia di profonda ricerca di spiritualità che non, non ha religione, infatti secondo me Padre Pio potrebbe essere trasversale, perché ormai le religioni sono... Diventate tutte molto unite, tranne alcuni posti di bruttissime guerre dove ancora si continua a combattere. Ma comunque, io sono sicura che questo uomo, questo frate, riuscirà a migliorare i rapporti tra gli uomini, non solo i cattolici, non solo quelli che lo conoscono, ma allargherà il mondo perché ha un'energia che non solo non è morta, ma volete sapere una cosa, poi è finito. Io vedo Padre Pio un pizzico di lui in tutti i confratelli che ho conosciuto oggi è proprio così e infatti i confratelli ricambiano così come hanno ricambiato l'amicizia e la stima in questi decenni, ora ricambiano oh, affidandola alla misericordia del Signore e si uniscono a quanti hanno amato e stimato Raffaella Carrà e noi ehm, ovviamente tra poco avremo anche modo di ritornarci su perché tra l'altro il nostro direttore ha avuto il piacere di intervistarla, ma come di consueto questo nostro spazio è anche nato, anzi soprattutto nato, per uscire fuori dagli studi televisivi e certamente la Carra ci perdonerà se adesso facciamo un'incursione nella chiesa di eh, Santa Maria delle Grazie, questa volta ancora una location differente e ci aspetta Leonardo Fania. Grazie Leonardo della pazienza. Ciao Maria Pia, buongiorno, buongiorno a te, nostri amici telespettatori. In effetti, in questo 6 luglio 2021 si respira un po'. L'aria della tristezza, perché, come hai ben ricordato, Raffaella Carrà rappresentava. Per il mondo di Padre Pio davvero un punto di riferimento. Hai eh, voluto accennare a queste eh, due date importanti, soprattutto per la nostra eh, emittente. Il 19 maggio del 2001, 20 anni fa, eh, ormai la compianta Raffaella inaugurava eh, il centro comunicazioni che poi sarebbe voluto in Teleradio Padre Pio e in Padre Pio eh, TV e poi questo spettacolo bellissimo che a una settimana dalla canonizzazione del Santo del Gargano davvero ha incantato tutti. Come hai detto i frati hanno voluto ricordare eh, Raffaella Carrà con uh, un comunicato stampa uh, che uh, i nostri amici telespettatori possono uh, trovare uh, sul sito uh, della nostra emittente teleradiopadrepio.it uh, in cui si esprime la vicinanza alla famiglia e l'assicurazione delle preghiere per questa ah, figlia spirituale di Padre Pio che uh, come tanti altri figli spirituali è rimasta folgorata, potremmo dire così, uh, dall'esperienza di vita del Santo con uh, le Stimmate. Poi ancora in questo 6 luglio, a proposito di figli spirituali di Padre Pio, questa volta per come dire, modi di vivere completamente diversi, ecco, i frati si riuniscono in preghiera per un altro grande figlio spirituale di Padre Pio che è fra Daniele Natale. Il 6 luglio del 1994, 27 anni fa, saliva al cielo una delle figure più belle di frate minore Cappuccino, come è stato definito dai suoi. Eh, biografi eh, più tardi tra pochi minuti ci collegheremo con eh, fra mariano di vito vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione dal luogo della sua sepoltura allora io eh, maria pia ti restituisco la linea mentre noi insieme ad antonio ci spostiamo all'interno del santuario di santa maria delle grazie per prepararci al prossimo collegamento a te Grazie, grazie Leonardo di questo tuo prezioso collegamento e anche di questo riferimento a quanto continueremo a vivere in questa giornata e con la celebrazione di questa sera delle ore 18. So già che ci prepari anche un ospite, ma io voglio anche farvi notare da calendario un altro evento che oggi si ricorda, un altro ritorno al padre di un grande artista che è stato. Qui a San Giovanni Rotondo, proprio per l'inaugurazione del centro comunicazioni di padre Pio, ovvero Ennio Morricone, un grande musicista, un grande artista che ha arricchito anche lui questo. Oh, questa nostra eredità che teniamo stretta naturalmente dal punto di vista dei tantissimi ospiti, del resto eh, per noi non c'era tanto da stupirsi perché Padre Pio aveva continuamente ospiti del mondo dello spettacolo, era appunto richiesto di pregare per tantissime persone e diverse le ha convertite, cioè su tutti eh, diciamo l'esempio più classico, più celebre di cui vi abbiamo parlato anche di recente. Di Carlo Campanini, ma non solo. Pensiamo, insomma, proprio a quanto può irradiare dal cuore di Padre Pio e dei suoi confratelli, avete sentito dalla Carrà. Lei ha visto. O dei pezzetti di Padre Pio nei suoi confratelli con la sua semplicità col suo riconoscersi non esperta ci ha lasciato appunto anch'essa questa bella eredità e soprattutto per una, una settimana dalla canonizzazione di San Pio il 23 giugno del 2002 proprio nell'ambito del culmine della sua grande professionalità anche come autrice e come anche eh, compagna di vita di un regista Sergio Iapino, che ha fatto la storia anche lui della televisione, qui a San Giovanni Rotondo ha condotto uno spettacolo: uno spettacolo dal titolo L'uomo che si innamorò di Dio. Oh, tra gli autori, tra l'altro, c'è il nostro Fra Luciano Lotti, eh, che eh, purtroppo adesso non ha potuto oh, essere collegato con noi o essere qui presente per ricordarla. Ma avete visto già. Nelle immagini della conferenza stampa, infatti, che era presente. In quell'occasione, come già vi accennavo, il nostro direttore ha intervistato la Carrà e noi ora ci godiamo questa intervista. Un incontro con Padre Pio nato per caso. Cos'è rimasto poi? Beh, io, più che cosa è rimasto, che cosa si sta eh, evolvendo, aprendo, che cosa si sta evolvendo, perché eh, è nato per caso. Um, ho conosciuto um, te tutti i frati che sono persone meravigliose e devo dire che il rapporto umano mi ha portato sempre più vicino a Padre Pio, ho conosciuto sempre di più eh, come dire, gli angoli della sua, del suo animo, eh, avvenimenti della sua vita, sono stata a Pietrelcino, ho visto le, le stanze, cioè più lo conosci e più in realtà eh, come dire, è come una calamita che ti accalappia e vuoi saperne ancora di più. Ma c'è un aspetto della sua vita, della sua personalità, della sua spiritualità che ti ha co colpito in maniera particolare? Uh, di lui mh, sicuramente la pragmaticità, il fatto di essere riuscito a costruire questo grandissimo ospedale che è qualcosa di straordinario uh, per il livello, la qualità e la bellezza che lui naturalmente chiamava casa sollievo, che è molto meglio. Mm, di sicuro, per esempio, di lui mi colpisce. Il fatto che mh, abbia un'energia così grande che gli capitavano storie incredibili, come mi ha raccontato padre Guglielmo. E, e soprattutto uh, una persona che ti guarda negli occhi e senza bisogno di spiegargli come sei, lui lo sa già. Fa un po' paura questo, è eh, mamma mia, però voglio dire, nello stesso tempo ti fa paura, ma. Ti dà grande leggerezza, perché se tu non hai cose gravissime da nascondere, praticamente lui le sa so già e non devi stare a spiegare tante cose. Mi piace di lui anche il um, rapporto che aveva con i frati, i suoi compagni. Um, penso a quello che deve avere sofferto, a parte fisicamente, il fatto di stare tre anni chiuso in una celletta, non poter dire messa, e poi mi piace di lui il fatto che si spaventasse che Dio avesse scelto lui come mezzo per portare la sua forza negli uomini e che ne avesse paura di questa cosa così grande. Padre Pio forse è il santo più popolare della storia della Chiesa, i numeri di Piazza San Pietro ce lo attestano. Ad un personaggio popolare. Un'interpretazione. Perché Padre Pio era così popolare? A ah, questo non lo so questo non lo so, non ti so rispondere a questa domanda, certo che mi ha stupito padre Francesco che è presidente di Teleradio Padre Pio e si è messo a sorridere, perché non lo so io posso dire che eh, mi sono stupita perché è famosissimo in tutto il mondo ho visto lettere che arrivano da tutte le parti del mondo evidentemente forse l'unico motivo che io posso capire è questo in questi giorni ho avuto occasione perché molte persone mi domandavano dove vai, cosa fai Molte persone mi hanno ripetuto la stessa frase e di varie, di varie estrazioni, di vari livelli, italiani e straniere: Comunque, se tu preghi Padre Pio, ne avrai un beneficio. Lui mi dà un'energia per fare delle scelte, quindi vuol dire che eh, insomma, Lui ti protegge solamente se tu lo pensi ma non a uno, a un sacco di persone e allora quando è così eh, l'amore nei suoi confronti per forza deve essere grande poi un'altra cosa mi piace di Padre Pio il fatto che non è stato decretato uh, come dire un uh, santo per questioni di potere cioè la gente di tutto il mondo i gruppi di preghiera, i frati, i missionari, ma comunque la gente, il popolo di tutto il mondo ha detto: Lui è l'uomo che noi scegliamo. Questa è la cosa più bella del mondo, secondo me. Ultima domanda: Conoscendo Padre Pio, hai conosciuto anche i suoi confratelli che proseguono la sua opera, e ce n'è uno in particolare che hai conosciuto che la prosegue con qualche carisma in più, fra modestino. Che impressione ti ha fatto conoscere lui? Ma. Mm, mi incuriosisce, però io non ho parlato abbastanza con Framo Destino. Eh, um, io so che lui è, è un po' misterioso nel senso che ha molte cose da raccontare che probabilmente non racconta. Mi eh, è molto simpatico e sono sicura che. Eh, lui è una persona che sa e che non ha ancora raccontato abbastanza di quello che sa, questa è la mia impressione. È un'impressione reale, ha scritto e ha detto usciranno dopo la mia morte, davvero? Sì. Oh, mamma. <ride> E come vedete c'è sempre un'eredità in tutti i grandi ambiti umani, lo spirito, l'arte, la religiosità, la cultura, c'è sempre un'eredità, così come noi stiamo per parlare appunto di un figlio spirituale di Padre Pio che è fra Daniele e Natale, così come avete sentito il riferimento a fra Modestino, insomma è veramente eh, un, un aspetto grandioso della nostra fede, ma anche in generale. Dell'umanità di ciascuno di noi, questo avere anche nei momenti della sofferenza per la morte di qualcuno consapevolezza che eh, niente si interrompe in modo definitivo. Noi invece torniamo semplicemente subito dopo una brevissima interruzione. 11 e 3 minuti. Prima abbiamo visto Leonardo sul sagrato del santuario Santa Maria delle Grazie. Ora è all'interno, è in un luogo da noi conosciuto e amato. A te, Leonardo. Sì, Maria Pia, dunque, come promesso, ci siamo spostati all'interno del santuario di Santa Maria delle Grazie, ehm, all'interno del locale che custodisce le spoglie mortali di Fra Daniele Natale. Dicevamo all'inizio, 6 luglio 1994, eh, 27 anni fa. Questo figlio spirituale di padre Pio, frate minore cappuccino, dicevamo è stato definito una delle più belle figure di frate minore cappuccino, saliva al cielo. E noi in questa mattinata abbiamo il piacere davvero di ospitare fra Mariano di Vito, che è vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di questo. Grande, di questa grande figura legata al nostro santo. Pace bene, Padre Mariano, ben trovato. Buona giornata a tutti, un saluto caro a tutti voi, agli operatori, ai tecnici, ai giornalisti. Eh, veramente, prima di tutto, vorrei <coughs> salutarvi e anche ringraziare per il grande lavoro che state facendo e avete fatto in questo anno così difficile per tutti. Siete entrati nelle case di tanti italiani, facendo compagnia, pregato. Padre Mariano è emozionato Grazie. perché per tanti anni è stato nostro Grazie, padre presidente, anche se è un po' brutta come parola, Padre Mariano non è affezionato ai titoli, sappiamo benissimo, e dunque è stato davvero nostra guida per, per tanti anni. E, mh, come dicevo all'inizio, è davvero un grande, grande piacere averlo con noi nelle nostre telecamere, anche perché è stato un anno difficile per tutti. Prima raccontavamo a telecamere spente anche che Sant'Elia Pianisi, il luogo che, dove tu stai prestando il tuo servizio di guardiano, ha pagato il suo, diciamo, il suo scotto di sangue a causa di questo Covid. E quindi davvero speriamo di essere entrati nel cuore di tanti con la figura di Padre Pio. Certamente, sì, tanti mi dicono praticamente la maggior... <coughs> Scusate. E sarà magari con qualche... La maggior parte della, della, della nostra gente, dei voti di Padre Pio, anche di Frat Daniele, in pratica tenevano acceso Padre Pio Tv tutta la giornata, quindi grazie. Allora Padre Mariano passiamo a parlare di Fra Daniele, noi abbiamo aperto questa puntata con eh, la figura di Raffaella Carrà che tu hai anche conosciuto eh, in maniera importante agli inizi eh, dell'esperienza di Teleradio Padre Pio, eh, questo oggi ricordiamo Fra Daniele Natale, ecco dicevamo all'inizio anche che queste due figure Così diametralmente opposte, evidentemente, eh, davvero ci aiutano a capire il senso della spiritualità di Padre Pio. Fra Daniele, che con la sua vita ha praticato l'insegnamento, e poi dicevamo anche Raffaella Carra, che è rimasta folgorata da questa figura straordinaria. Sì, sì, ho visto anche stamattina, avete mandato in onda quell'intervista fatta il giorno dell'inaugurazione sì. proprio di Padre Pio TV. e Io, ieri sera nella messa, l'ho ricordata che sta su Bretto, un artista. Il mondo dello spettacolo è stato sempre attratto da Padre Pio, nonostante i limiti, le contraddizioni che c'è in questo mondo effimero che sappiamo. Però anche Padre Pio è stato molto legato a questo mondo, proprio come un padre che sapeva che alle volte le debolezze di questo mondo sono debolezze, ma il cuore è un'altra cosa. E Raffaella Carrara sì, l'abbiamo ricordato e penso proprio che merita anche il nostro grazie per quello che ha detto, per quel gesto anche molto bello di fare da madrina alla nostra televisione, alla radio pure prima, e preghiamo il Signore che la colga tra le sue braccia. Fra Daniele, eh, dicevamo, è un una, una figura tipica anche del mondo dei frati, un fratello laico, non sacerdote, però che a contatto con il fuoco che Padre Pio da ragazzo e poi dopo da frate si è infiammato anche lui e l'ha trasportata per tutte, come il tetoforo no? che porta la fiamma dovunque si trova, e il suo processo di beatificazione e canonizzazione deve in qualche maniera dimostrare la eroicità di questo, di questo fratello che ha vissuto in maniera ordinaria la sua vita di frate, come cuciniere, come fortinaio, come eh, questuante, poi anche come predicatore in qualche senso, girando l'Italia dopo la morte di Padre Pio. Eh, parlando soprattutto della sua esperienza di padre Pio, imitando tutti trasversalmente, questo diciamo a mio giudizio da quello che ho potuto conoscere anche dagli atti, dalle testimonianze eccetera. Come padre Pio è sempre stato visto come un frate trasversale, nel senso che non soltanto quelli di chiesa, la cerchia che in genere ci frequenta, ma Padre più ha toccato tutti gli ambiti della società in cui è vissuto, dai grandi uomini, dai grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, dell'arte, della scienza, della politica, fino a, a quelli che avevano, Piastrangelo Rotondo, il figlio in guerra o dovevano comprare una casa, dovevano sposare il figlio, cioè dalle, dalle cose più grandi alle cose più piccole. E fra Daniele. Tra le altre cose, ha avuto questa stessa linea, diciamo, di, di presenza nella storia del suo tempo, toccando il cuore di tutti. Chiunque incontrava, lui cercava di portare una buona parola, di imitarli al ritorno quello, quelli che erano lontani, e tanti sono ritornati. Non era un teologo, non era un, un grande intellettuale, ma sapeva dire le parole giuste al momento giusto, e la preghiera, soprattutto che lui non insegnava a dire le preghiere. Molti non conoscevano, io conosco tanti che hanno testimoniato che non avevano dimenticato anche il Padre nostro e l'Ave Maria. Ma non era tanto insegnare a dire le preghiere, ma lui cercava di trasmettere questo senso di vicinanza, di figliolanza con Dio, di attenzione, di pazienza, di impegno e. Quello che magari noi sacerdoti dall'altare, anche con tutti i nostri titoli, studi eccetera, non riusciamo, ad, a, a, diciamo, non riusciamo ad, ad avere un riscontro pratico. Fra Daniele riusciva, dove andava lui, che fosse una casa privata o un auditorium, o una chiesa, si riempiva e la gente che lo ascoltava... Cambiava in qualche maniera, si rimetteva, certo, con le nostre fragilità, con le nostre, i nostri limiti. E questo mi pare che sia un tratto molto interessante della figura di Frataniere, oltre alla sua vita spirituale autonoma. Quando si dice discepolo di Padre Pio non è che scimmiottava Padre Pio, ecco, ogni fiore, diceva ieri sera, ha il suo fascio, il suo profumo. Nascere all'ombra di un santo è come la visione di questo grande albero, che, questo grande giardino dove il terreno è buono e sorgono tanti altri diciamo, alberi, ognuno con la sua caratteristica, intorno a Padre Pio tanti sono donne, uomini per i quali, quali si è aperto i processi di beatificazione, segno della straordinarietà di Padre Pio, ma anche della capacità di ciascuno di vivere la propria vocazione cristiana in maniera autonoma, in maniera libera, in maniera singolare, ognuno, ogni diciamo, fiore ha il suo profumo. E fra Daniele è un bel fiore di questo grande giardino che è nato intorno a Padre Pio di Padre Mariano, tu hai parlato di riscontro che tante volte non si ha dall'altare. Ecco, un riscontro che per Fra Daniele è diventata fama di santità. Il processo certo. è stato aperto, pensate, il 7 luglio del 2012, si è concluso dopo eh, pochi anni, nel novembre del 2016, e adesso è cominciata la fase romana che è quella che diciamo i più esperti certo. dicono essere quella più difficile, certo. al termine della quale poi ci sarà il riconoscimento delle virtù. Certo, proprio dicevo queste sere si ho ottenuto molto a venire di persone anche perché durante questi mesi non è stato possibile, proprio perché proprio due giorni fa l'ho annunciato è stato consegnato quella che viene chiamato, poi magari la lo spieghiamo brevemente, la fila della posizione cioè questo, questa raccolta uh, di, di, di documenti che sintetizzano in, sotto varie forme, magari le spieghiamo brevemente, tutto quel materiale che è stato portato nel 2016 a Roma. Dopo, ah, 2000... 16 abbiamo detto sì, sì. Eh, dopo la, le, si dice in termini tecnico, l'escussione dei testi, cioè sì. l'ascolto dei testi da parte del, del Tribunale ecclesiastico istituito dal compianto Monsignor Castoro qui a San Giorgio Rotondo, dove il, il Tribunale ha ascoltato ben 60 testimoni separatamente, ognuno mh, ha giurato di dire la verità alla sua conoscenza. Poi la Commissione Storica ha raccolto tutti i documenti relativi dal battesimo al compito scolastico, tutto quello che riguardava Fr. Daniele, anche tante interviste che ha fatto la nostra eh, alla radio. Eh, ra la radio Tavo, poi il teleradio Padre Pie, e così via, materiale che riguarda la sua figura. Non ha scritto molto fra Daniele, ma ha scritto un bel diario, pensieri, riflessioni. Tutto questo materiale è stato esaminato, raccolto e consegnato. Poi i poi teologi hanno dovuto dare due teologi, hanno dato il loro parere. Questo primo materiale è stato consegnato alla Congregazione della Causa dei Santi, la quale, esaminato il materiale da parte degli esperti, ha detto: Beh, adesso possiamo fare il passo successivo, che è quello di comporre la posizio. posizione in italiano significa deporre il, 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 test, il, diciamo, il documento, con il quale si chiede che quel materiale è degno di essere considerato come probabile fondamento per la beatificazione e la colonizzazione. Che cosa significa la posizio? Quattro passaggi, brevemente. Il primo, il, la biografia critica, una biografia critica documentata. Secondo si chiama elenco dei testimoni. Tutti quelli che hanno raccontato e parlato devono essere elencati e la loro testimonianza viene sintetizzata in due o tre righe che riguardano magari la virtù, la vita, la conoscenza, ma molto breve. Poi c'è l'elenco dei documenti. Ogni documento che è stato recepito viene elencato, siglato e descritto brevemente nella sua essenzialità. E poi c'è quella che è stata consegnata ultimamente, l'informazio che risponde diciamo, al dubbio se il servo, servo di Dio, fratello Natale, ha osservato in maniera eroica queste cose, le virtù cardinali, fede, speranza e carità, le virtù, le virtù teologali, fede, speranza e carità, le virtù cardinali, giustizia, fortezza e temperanza, poi le virtù della, della, del proprio Stato, la povertà, la castità e l'obbedienza religiosa, le virtù annesse, si dice, cioè quindi l'umiltà, la pazienza, la mansuetudine, e poi se c'è la fama di santità dopo la morte. Questo si chiama l'informazione. Ha fatto queste cose, come se fosse un super dubbio, ha fatto queste cose in servo di Dio e allora abbiamo prodotto questo materiale tratto sempre dai documenti, del, dal, 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 dal summarium testium, dal summarium de, de, dei testimoni, de, dei documenti eccetera. Questa fase si è conclusa ed è la fase finale. Evidentemente, tutto questa, questo materiale verrà esaminato sotto la direzione di un relatore della causa. che Il relatore della causa non è il postulatore che pone la causa, ma colui che in qualche maniera è della congregazione che ha il compito di verificare se tutto questo materiale è stato fatto secondo il canone: i passaggi sono fatti in maniera ordinata e in maniera precisa. Una volta che il. il, il il, il relatore dà il suo parere e questo materiale viene consegnato ai cardinali, ai teologi che lo esamineranno a loro volta in maniera separato. Se i teologi e i cardinali diranno parere positivo, chiederanno al Santo Padre di, eh, di inserire, di, di redigere, così si dice, il decreto sulla venerabilità. Da quel momento la causa canonicamente è finita. Il passaggio successivo è l'esame di un eventuale miracolo dopo la morte del venerabile, col quale miracolo esaminato e approvato si potrà procedere poi, come per Padre Pio e gli altri santi, alla proclamazione prima della beatificazione e successivamente anche della canonizzazione. È lungo ancora l'ITER, però siamo a buon punto insomma un iter particolare laborioso che speriamo si possa concludere eh, eh, il più presto possibile migliaia di carte di volumi anche perché le posizio per chi ne ha vista qualcuno insomma parliamo eh, di padre, tomi abbastanza padre Pio è stato eh. Eh, 120 volumi eh. soltanto la parte iniziale del processo diocesano per fra Daniele una semplice cassa con 7 Abbiamo 8 mila anche perché evidentemente padre Pio ha avuto una, un, un impatto anche nella società, nella Chiesa in maniera molto ma la santità di Frat Daniele, ecco, dicevo, non è eh, meno di quella di Padre Pio, nel senso che i Santi, ogni Santo ha la sua caratteristica, non si fa la graduatoria dei Santi, la, fanno, la facciamo noi giornalisti, <ride> ma, eh, chi c'ha più Santini in tasca, ma davanti al Signore, davanti alla Chiesa, ogni santo dice qualcosa all'uomo contemporaneo sulla verità che il Signore chiama tutti a vivere la pienezza del battesimo e chi è riconosciuto tale viene posto come modello, come esempio, oltre come protettore come eh, intercessore per i nostri bisogni. Bene, ricordiamo che questo pomeriggio Fra Mariano presiderà la celebrazione certo. eucaristica a conclusione del triduo di preghiera per Fra Daniele Natale nel ventisettesimo anniversario della morte al termine della quale ci sarà poi un omaggio floreale in questo luogo che custodisce dal 10 ottobre del 2015 le spoglie mortali del Servo di Dio. Grazie Leonardo. Padre Mariano. Grazie a voi un saluto a tutti gli amici di Padre Pio TV e continuate il vostro servizio e grazie. Studio. Grazie Leonardo. Eh, non mi è stato possibile. Volevo ovviamente anche, oltre che salutare Padre Mariano, chiedere. A lui una preghiera e un augurio particolare per Papa Francesco, visto che abbiamo prima parlato giustamente anche del ruolo rilevante che comunque, così come per Padre Pio, per tutti i Santi, i pontefici rivestono. Non so se sarà possibile, altrimenti il nostro saluto, il nostro augurio per Papa Francesco, la nostra preghiera, vi ricordo che è ricoverato da 48 ore, ormai da un po' meno di 48 dottore al Siamo, gemelli per un domanda, intervento all'addome certamente all ce ecco la parola di Fra francesco leggevo proprio di sfuggita stamattina sul giornale Eccolo. non facciamo il nome che non si può <ride> È che praticamente dovrebbe stare qualche altra settimana in, in, in ospedale perché, Una non sono un tecnico, cerchiamo di dirlo con le parole più semplici l'intervento eh, che avevano iniziato fatto con metodi non invasivi con i buchini che si fanno per eh, operare non era sufficiente quindi devono fare un intervento, diremmo così, tradizionale devono chirurgicamente ma c'è un'equipe formidabile al Gemelli la stessa equip che ha operato o, o i, discepoli, i discepoli di quelli che hanno operato il Papa San Giovanni Paolo II e quindi interverranno in maniera, diciamo così, più puntuale, ma pare, almeno dal comunicato, che le cose stiano procedendo sì, in certamente. maniera regolare il Papa. È e c'è la, la, questo si può dire, la vignetta dove c'è <ride> tutti intorno al Papa, qualche cardinale, i, i medici e dice, senti da come si sente? E lui ha detto, mi sento? un Papa <ride> tra l'altro voglio ricordare non so se Maria Pia l'ha fatto da studio che nell'equip che cura il Papa c'è un medico di San Giovanni Rotondo no, 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 quindi non so, non so, non so, so se l'ha fatto da eh, studio Eh, Leonardo, l'esperto di San Giovanni Bia. sei tu Signore, sei tu che ci fai scoprire la chiesa, perché ogni intervento, sapendo che poi il Santo Padre è una persona di 85 anni 86 anni quindi ogni intervento ha i suoi vedi. rischi però noi Confidiamo e nella bravura dei medici del gemelli e nella protezione del Signore. In fondo di Papa ce n'è uno solo, no? quindi dobbiamo tenercelo caro. Certo. Lo affidiamo a Fra Daniele allora. Anche Fra Daniele ieri sera abbiamo pregato anche insieme per il Santo Padre con una preghiera particolare e, e sappiamo come, come Padre Pio e anche Fra Daniele avevano, come tutti i francescani in genere, un particolare rapporto con la sede apostolica e con il Papa come persona, come il punto di riferimento veramente unico e sicuro della vita, della fede, della morale, della evangelizzazione che um, nel successore di Pietro... Il segno di unità e di presidenza come si dice nella carità e nella guida della Chiesa. Quelli bravi direbbero la roccia, roccia. Eh, Papa Francesco, è una roccia, eh. è piemontese, poi trapiantato in Argentina quindi c'è un bel innesto sì, di cose infatti. buone. Grazie, Marietà Grazie a te. voi, grazie a voi di avermi permesso questo post scriptum nel collegamento, intanto, la linea torna alla regia.